Vigilia della Notte Rosa. Che cosa avranno organizzato i bagni di Marina di Ravenna? Siamo andati a chiederglielo. Per domani sera puntiamo come al solito al discorso principale della ristorazione, quindi sia il ristorante in versione classica e una cena in spiaggia al Coco Grill, praticamente una si mangia così sulla sabbia, e quindi un po' le due versioni, quella un po' più chic e quella più sportiva in spiaggia, per soddisfare un po' tutti. Quindi diciamo una serata molto tranquilla? Sì, dopodiché facciamo un po' di musica, ma nella versione così più soft per accontentare i presenti e così movimentare un po' il dopo cena, tutto qua. Comunque il fatto di una serata molto tranquilla è comunque una vostra politica, che sarebbe comunque sempre stata così, non, anche senza le polemiche su Marina di Ravenna. Sì, noi bene o male abbiamo portato sempre avanti il nostro discorso nella maniera più soft, ecco, che ci compete, puntando soprattutto sulla ristorazione, di conseguenza gli accessori vengono così in maniera più meno movimentata, ecco, più tranquilla. Domani sera facciamo la classica festa della Notte Rosa, abbiamo organizzato più che altro ristorazione e poi musica fino alle 3. Niente di particolare, per non fomentare, non creare problemi, queste polemiche su Marina di Ravenna, sballo, e quindi cerchiamo di fare le cose più classiche, semplici e basta. Allora, noi siamo partiti già oggi perché, avendo la possibilità di fare il giovedì sera, facciamo un piccolo concerto con Truccio Baldazzi, poi per il venerdì, che è domani a Notte Rosa, niente di particolarmente grande, facciamo qualche gadget per i ragazzi, noi ci vestiamo tutti di rosa e ci sono in particolarità degli occhiali carini e alcune borse per i clienti che vengono domani sera. Questo perché voi come politica avete scelto di non puntare tutto sulla Notte Rosa, ma di fare qualcosa di diversificato. Sì, a noi non piacciono, diciamo, le feste comandate, nel senso è essere eccessivi, puntare solo su quelle feste che poi fanno tutti quanti. Quindi la Notte Rosa, il Ferragosto sono feste che vanno bene, sono belle, però diciamo la gente c'è, la località lavora. Noi piace puntare su anche feste fra settimana, ci piacciono, in quanto prendi ragazzi che hanno voglia di venire, ascoltare la musica e stare nel tuo locale. E quindi in futuro che cosa avete organizzato? Quali feste particolari o quali serate particolari avete organizzato per diversificare la vostra offerta dagli altri stabilimenti di Marina? Ta-da! Il 22 luglio, lo vedete? Notte supereroi, non mancate. Io non so da cosa vestirmi, però voi sicuramente sì. Quindi mi raccomando, venite, venite, venite. Grazie. Per Ravenna Web TV, Federico Lega.